Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Sono infatti partite questa mattina le operazioni di abbattimento del complesso popolare denominato Ferro di Cavallo nel quartiere Rancitelli. Una giornata, quella di oggi, che segna l'avvio della riqualificazione della zona di Pescara Ovest. Paolo Renzetti. È partita questa mattina la demolizione del Ferro di Cavallo nel quartiere Rancitelli a Pescara. Alle mie spalle vedete la ruspa che sta letteralmente demolendo e sbriciolando uno dei fabbricati proprio del Ferro di Cavallo. L'amministrazione comunale è presente al completo qui a Pescara per assistere ai lavori con il presidente della regione Marco Marsilio, assessori e consiglieri comunali. È quella di oggi una giornata storica per la città di Pescara perché parte la riqualificazione della parte ovest della città. Ascoltiamo le parole del sindaco Carlo Masci. Sindaco, quella di oggi è davvero una giornata storica per Pescara. Alle nostre spalle si sta sbriciolando quello che resta del Ferro di Cavallo. Sì, in questa zona tutti hanno parlato, tutti sono venuti a denunciare il fortino dell'illegalità, nessuno mai era intervenuto in maniera decisa e determinata. Noi quando 2 anni fa siamo venuti qui insieme al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale ad annunciare che avremmo fatto interventi definitivi su quest'area e sul Ferro di Cavallo per far scomparire il fortino dell'illegalità, il regno della delinquenza, nessuno ci credeva, tutti quanti ci hanno preso in giro, però evidentemente avevamo le idee molto chiare e avevamo anche concretezza. Devo ringraziare in questo momento la Regione, l'ATER, la Questura, la Prefettura, la Procura, abbiamo agito tutti in maniera sinergica, a dimostrazione del fatto che quando le istituzioni si muovono e si muovono insieme, non c'è delinquenza che tenga. Oggi a Pescara diamo un segnale fortissimo che vale per tutta l'Italia, perché dire a tutta l'Italia che 120 appartamenti come questi, che costituivano il fortino della legalità, in cui c'erano molte persone per bene prigioniere qui dentro, ma c'erano persone che invece delinquevano sbeffeggiandosi delle istituzioni, oggi invece dimostriamo a tutta l'Italia che questo può essere eliminato come abbiamo fatto noi, anche rischiando, non tirandoci indietro, andando dritti all'obiettivo, e qui sorgeranno spazi ben diversi da quelli che oggi c'erano. Eliminiamo circa 50.000 metri cubi di cemento che insieme a quelli già eliminati a Viale Codigborgiano costituivano circa 80.000 metri cubi di cemento. Poi se ci mettiamo anche gli abbattimenti che abbiamo fatto all'ex Enaip arriviamo a oltre 90.000, quasi 100.000 metri cubi di cemento di degrado eliminati da questa città, e queste zone rifioriranno come è giusto che siano. Io qui voglio molto verde, voglio delle case belle, vivibili, una bella piazza che dedicheremo a Lucio Candeloro, perché Lucio Candeloro è il primo che ha fatto le battaglie qui per eliminare questi palazzi. Non ci è riuscito perché non era ancora il momento, ma ci ha creduto fino alla fine, e oggi noi che abbiamo preso il testimone ci stiamo riuscendo con una grande sinergia fra tutte le istituzioni. Oggi è un bel giorno per Pescara, c'è anche una bella prospettiva. Eliminando questi fabbricati vediamo le piante, vediamo i pini, vediamo tutt'altro. È quella prospettiva che devono vedere i pescaresi: meno delinquenza, più legalità, affermare i principi di diritto e soprattutto vivere in ambienti belli. Certo, non eliminiamo l'illegalità, non eliminiamo la delinquenza eliminando il Ferro di Cavallo, ma sicuramente abbiamo reso più difficile la vita a coloro che delinquono in questa città, e abbiamo fatto capire a tutti quanti che chi occupa le case abusivamente va fuori da quelle case, e sicuramente quelle case vengono eliminate. Ancora cronaca, una nuova aggressione ai danni di 2 agenti di polizia penitenziaria avvenuta nel carcere di Pescara. A renderlo noto è Donato Capece, segretario generale del SAPPE, sindacato appunto degli agenti di polizia penitenziaria. Capece, nell'esprimere solidarietà ai colleghi aggrediti, riferisce che ieri nel penitenziario pescarese un sovrintendente capo ed un agente scelto sono stati aggrediti da 2 detenuti, 2 trentenni di Roma, che già nei turni precedenti si erano resi responsabili di minacce e offese
nei confronti degli agenti che prestavano servizio. I due detenuti, prosegue Capece, pretendevano che un terzo detenuto fosse portato immediatamente al pronto soccorso per essere sottoposto a visita dentistica e lo stesso Capece sottolinea che uno degli autori dell'aggressione aveva già partecipato alla rivolta tenutasi pochi giorni prima nel carcere Teramano, un fatto che secondo il segretario generale del ZAP evidenzia l'incapacità dei vertici dell'amministrazione penitenziaria di porre rimedio a tali comportamenti. Voltiamo pagina, annunciati investimenti per 20 milioni di euro sul turismo termale nella città di Popoli che solo pochi giorni fa ha visto ufficialmente cambiare la propria denominazione in Popoli Terme. Tra gli obiettivi c'è l'apertura delle terme 365 giorni l'anno, ha detto ai nostri microfoni il presidente della regione Marsilio, che poi ha anche sottolineato come il progetto viaggi comunque in parallelo con il rilancio di Caramanico Terme. Vediamo. Dopo il cambio di denominazione recentemente approvato dal Consiglio regionale, la città di Popoli Terme è pronta ad aprire una nuova fase della sua storia. Questa mattina, nel corso di un'apposita conferenza stampa, il presidente della regione Marco Marsilio, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il deputato Guerino Testa, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì e il sindaco Moriondo Santoro hanno presentato il progetto che prevede un piano di investimenti della regione da 20 milioni di euro e un ruolo attivo di importanti imprenditori alberghieri e di altri operatori privati. L'obiettivo è trasformare Popoli nella città del turismo termale accessibile 365 giorni l'anno. Il cambio di nome della città non è appunto soltanto un fatto formale, ma diventa il simbolo di una presa di consapevolezza di un territorio che finalmente investe sulle sue risorse naturali. Gli investimenti qui su Popoli sono indirizzati alla realizzazione di un complesso termale che superi i limiti dell'attuale conformazione. Lo stabilimento termale di Popoli ha avuto nei decenni pochi investimenti e scarso ammodernamento tecnologico, è un impianto anche questo rilevato da un fallimento, sostanzialmente dallo stesso fallimento delle terme di Caramanico. C'è un'impresa che l'ha rilevato, ha già riattivato le attività che però sono attività minimali, nel senso che durano fino ad oggi, sono durate anche nelle stagioni migliori pochi mesi all'anno, mentre tra gli obiettivi di questo rilancio c'è l'apertura tutto l'anno. Questo è stato già ottenuto grazie appunto al riconoscimento che la regione ha fatto di un progetto di termalismo aperto 365 giorni l'anno, intorno al quale deve essere realizzato un albergo di livello con un numero di stanze sufficienti, un complesso di iniziative turistiche collegate, compreso quello che si lega alla ferrovia e alla presenza qui vicino di parchi nazionali. Marsilio ha tenuto a sottolineare che il nuovo protagonismo di Popoli Terme non esclude il rilancio di Caramanico Terme, su cui anzi si stanno intensificando gli sforzi della regione. Caramanico è sulla strada del rilancio, ci siamo finalmente liberati di una gestione fallimentare, è in corso il bando per la concessione delle acque termali e speriamo che presto, con l'abbassamento anche della base di offerta dello stabilimento, si possa affidare anche l'albergo e lo stabilimento termale. In attesa che nell'arco dei prossimi 2 anni Popoli Terme possa iniziare a raccogliere i frutti dell'implementazione dell'offerta, il sindaco Santoro fa sapere che il processo di trasformazione è già iniziato, come certificano il boom delle richieste turistiche e le numerose riconversioni di strutture cittadine in attività ricettive. Quello che avevamo in mente, il percorso che abbiamo iniziato dall'ottobre 2022 è un percorso che va nella direzione giusta. C'è stato tutto un movimento pazzesco, inaspettato, ci sono stati cittadini che si sono attivati rispondendo a bandi per la microimprenditorialità, per trasformare le loro strutture in strutture ricettive, c'è un mondo che si sta muovendo e di questo siamo ben orgogliosi e felici. Adesso la politica, nuovi ingressi in Fratelli d'Italia da parte
di amministratori locali del comprensorio pescarese. Questa mattina le ufficializzazioni, vediamo tutto nel servizio. Cardelli, si allarga sempre di più la schiera di amministratori locali che scelgono Fratelli d'Italia, oggi ci sono altri nuovi ingressi nel partito. Sì, parliamo dell'ex sindaco di Scafa, attuale consigliere comunale di opposizione, Maurizio Giancola, ex assessore Manuela Di Fiore, attuale consigliere comunale, ex presidente del consiglio comunale, attuale consigliere di opposizione, Fabio Di Venanzio. Noi chiaramente adesso, essendo il partito di maggior riferimento, abbiamo un'ondata di richieste, però noi cerchiamo di selezionare il più possibile perché comunque Fratelli d'Italia è un partito importante, un partito serio che non deve fare, come forse ha fatto qualcun altro, incetta di tutto e di tutti. No, questo noi non lo faremo. Persone stimabili, persone che hanno fatto amministrazione per 10 anni, persone esperte, siamo molto contenti di questo inizio di ingressi nuovi. Chiaramente a meno di un anno dalle elezioni politiche regionali si guarda anche al futuro per la crescita del partito in Abruzzo? Assolutamente sì, soprattutto noi siamo molto radicati nel territorio, soprattutto nella Val Pescara e nella Vestina, abbiamo aperto in tutto 26 circoli, quindi siamo presenti perché la provincia forse è molto importante anche in virtù della nuova Pescara, cioè stiamo strutturando tutto per essere preparati ai prossimi appuntamenti. Adesso andiamo a Vasto, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha dato avvio ad un piano straordinario di contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione per quanto riguarda la stagione estiva 2023, in particolare i militari della compagnia di Vasto hanno posto sotto sequestro per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi del materiale sportivo contraffatto. Il sequestro è avvenuto sul lungomare di Vasto, attualmente sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad identificare gli autori del fatto. Il comandante provinciale Michele Iadarola sottolinea come l'operazione evidenzi la costante attenzione investigativa nel settore della contraffazione e del commercio di prodotti non genuini e insicuri, in quanto danneggiano il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole. A Teramo è stata presentata la nuova campagna di comunicazione sociale del Centro Servizi per il Volontariato d'Abruzzo. La campagna si basa sull'invito a condividere 6 gesti importanti per diventare ecovolontari. Tania Bonnici Castelli. Pulire dai rifiuti la spiaggia tenendola pulita per sé e per chi verrà. Utilizzare una borraccia per evitare che ulteriore plastica vada in discarica. Piantare un fiore contribuendo alla biodiversità. Spegnere l'interruttore per consumare e inquinare meno. Utilizzare la bici al posto dell'auto o dello scooter. Avere cura dei beni culturali, un patrimonio di tutti. Sono 6 i gesti da condividere per diventare un ecovolontario e su cui si basa la campagna di comunicazione sulla tutela dell'ambiente e del patrimonio ambientale presentata a Teramo in occasione della 5ª giornata della comunicazione sociale promossa dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo. È stato un bellissimo lavoro perché soprattutto li ha messi insieme queste associazioni e guidate da qualcuno esperto in comunicazione hanno provato a mettere giù una cartellonistica che abbia un certo tipo di significato, anche moderna, molto semplice, attraverso l'indicazione per esempio di piccoli gesti appunto, come quello della borraccia, come l'uso della bicicletta, come raccogliere la plastica e così via dicendo, ma anche la cura, come si può vedere nel mosaico, no? Quindi un'attenzione alle cose, un'attenzione all'ambiente, un'attenzione alla società tutta intera e anche un invito, perché la condivisione è un invito a far sì che questi gesti vengano ripetuti un po' da tutti. Ecco, dove sarà diffusa questa campagna? Beh,
un po' in tutta la regione, questa è la nostra idea, perché ormai quando siamo regionali tutte le nostre attività sono rivolte a tutte le associazioni di volontariato della regione e a tutti i cittadini della regione. Questa è anche una campagna un po', come posso dire, promozionale del volontariato, cioè le associazioni che si occupano di ambiente attraverso questa campagna si fanno conoscere e magari promuovono la loro attività presso i cittadini, che sono magari invitati, non so, a diventare ecovolontari per esempio, no? A dare un po' del loro tempo per la cura dell'ambiente. Questa secondo me è una bellissima iniziativa che si mette nel quadro, entra nel quadro di tutte le iniziative del CSV ed è ormai diventato un momento quasi tradizionale. Ogni anno facciamo questa campagna scegliendo ogni anno un tema diverso. Chieti si appresta a diventare per il sesto anno consecutivo capitale della magia. Torna infatti il Teatro Magic Summer, che avrà luogo nei giorni del 4, 5 e 6 agosto nel centro storico di Chieti. Stefano Recanati. Il festival di magia più importante dell'estate, Teatro Magic Summer, è pronto a tornare per la sesta edizione nel centro storico di Chieti. La manifestazione, diretta dall'illusionista teatino Ottavio Belli, a cura dell'associazione La Forza dei Diritti, promette per l'estate 2023 un'edizione stellare. Dal 4 al 6 agosto la città si animerà per tre giorni di spettacoli gratuiti di magia, illusionismo e giocoleria, con la presenza di artisti internazionali specialisti in trasformismo in escapologia e fughe incredibili, campioni mondiali di illusionismo. L'evento clou, l'unico a pagamento con parte del ricavato che verrà devoluto in beneficenza, è quello in programma sabato 5 agosto all'interno dell'anfiteatro della Civitella, dove i Pampers e Didi Mazzilli presenteranno il gran galà dell'illusionismo. Abbiamo come sempre raddoppiato il nostro evento, oltre allo street food e gli artisti di strada internazionali ubicati dal Corso Marruccino fin dentro la Villa Comunale, avremo Illusion, il sabato sera lo spettacolo dei migliori illusionisti del mondo, e quest'anno veramente è così, perché sono tutte persone che sono vincitrici e aggiudicatarie di un titolo importante. Abbiamo un Guinness World Record, abbiamo un campione del mondo, il campione del mondo in carica che è Muñoz, viene direttamente da Madrid, il Guinness World Record, che poi sarà anche l'attrazione più diciamo che trasmetterà emozioni, è Andrew Basso, che ha eguagliato tutti i numeri del mago Houdini, quindi è il più grande escapologo del mondo. Per quanto riguarda Illusion, lo spettacolo è il 5 agosto alle ore 21 all'anfiteatro di Civitella. Il costo dei biglietti parte da 15 euro in tribuna, 20 euro poltrona, 25 euro poltronissima, 30 euro poltronissima VIP. Per i bambini sotto i 12 anni e per i diversamente abili con accompagnatore, 50% di sconto su tutte le posizioni. Un'occasione per la città, non solo di tipo turistico, di tipo culturale, ma soprattutto sociale. È un'occasione davvero per porre attenzione a temi delicati, importanti come l'inclusione sociale. È un aspetto a cui teniamo moltissimo. Il ricavato, parte del ricavato della manifestazione, sia della lotteria, sia dello spettacolo che faremo all'anfiteatro La Civitella, sarà appunto devoluto in beneficenza. Con l'estate che sta entrando nel vivo si moltiplicano gli eventi e questa mattina è stata presentata anche la 30ª edizione di Concerti sotto le stelle. La manifestazione si terrà a Pescara dall'8 luglio al 31 agosto. Il servizio. Presentata questa mattina a Pescara la 30ª edizione di Concerti sotto le stelle, festival di world music che si terrà dall'8 luglio al 31 agosto in luoghi di assoluta bellezza della città di Pescara come l'Aurum nel mese di luglio e il porto turistico nel mese di agosto. Per l'importante ricorrenza il comune di Pescara ha preparato un programma di assoluto prestigio. Questo è il risultato di un impegno costante da parte del direttore artistico di trovare nuovi stimoli, nuove esperienze anche musicali nel resto d'Italia e all'estero, e portare tanti artisti magari poco noti qui in Italia, ma che attraverso Concerti sotto le stelle impareremo a conoscere, impariamo a conoscere anno dopo anno con la loro particolare musica, con anche delle contaminazioni di vari generi e di varie epoche.
distanza di 30 anni questo evento prende sempre più piede, è un appuntamento fissimo, tantissime serate di grande pregio, un appuntamento culturale, musicale, ma soprattutto che valorizza la nostra città e anche gli artisti della nostra città, oltre a grandissimi nomi che vengono da tutto il resto del mondo. Siamo felici perché la 30ª edizione andava festeggiata e soprattutto compartecipata dal Comune nelle modalità che abbiamo pensato in queste settimane. Come ha spiegato il direttore artistico della manifestazione, tanti cantanti che saranno presenti alla 30ª edizione di Concerti sotto le stelle, prevista anche quest'anno la novità del doppio concerto. 30 anni di storia, un traguardo importante, siamo arrivati a fatica ma con grande orgoglio a questo risultato. Il doppio concerto è previsto già da qualche anno, ovviamente lo stiamo arricchendo sempre di più. Prima erano dei veri e propri open concert, cioè erano dei giovani musicisti che si esibivano prima del grande artista. Adesso sono un po' l'uno e un po' l'altro, in realtà sono due gruppi che si esibiscono, entrambi importanti del panorama internazionale. Quest'anno abbiamo due cantanti importantissime italiane, Ada e Rossana Casale, previste nel mese di agosto, ma non mancheranno tante sorprese, tante situazioni anche particolari che stuzzicheranno la fantasia di chi verrà ad ascoltarci. Tante iniziative di richiamo anche sul versante sportivo. Il foyer del Teatro Marrucino di Chieti ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del premio Terrazza d'Abruzzo sullo sport, che vedrà Guardia Grele e ospitare per tre giorni grandi personaggi dello sport. Il servizio. Presentata questa mattina nel foyer del Teatro Marrucino di Chieti la seconda edizione del premio Terrazza d'Abruzzo sullo sport di Guardia Grele, che si terrà dal 6 all'8 luglio, organizzata da Sport e Valori e dal Comune. Premiati alcuni dei grandi protagonisti dello sport abruzzese: il Pineto, promosso in Lega Pro, Giovanni Di Renzo, giovane talento del Chieti, Gianluca Formicone, campione del mondo in carica e fresco vincitore dello scudetto 2023 di bocce, ed Emanuele Cavallucci, campione del Mediterraneo di pugilato. Presente anche la madrina dell'evento, la campionessa e medaglia olimpica di ginnastica ritmica Fabrizia D'Ottavio. Dal 6 all'8 luglio invece le tre serate a Guardia Grele con grandi nomi dello sport italiano. Ci saranno una rassegna di letteratura sportiva, premieremo le eccellenze nazionali e locali dello sport, e grossi personaggi che arriveranno. Arriverà il 6 di luglio la Coppa del Mondo, ci sarà il presidente Gravina, Vincenzo Vivarini e soprattutto Andrea Di Caro, il vice direttore della Gazzetta dello Sport, direttore di Gazzetta.it, che presenterà i suoi libri su Mihajlovic e su Zeman in una serata tutta in ricordo dei due grossi campioni scomparsi. Avremo pure i cimeli dei due grossi campioni esposti sempre lì a Guardia Grele e nel chiostro, e tante tantissime premiazioni, comprese quelle delle scuole. Il 7, serata in rosa, arriverà la pluricampionessa di scherma Elisa Di Francesca, che presenterà il suo libro Giù la maschera, insieme ad Angelica Savrajuk, una delle stelle della ginnastica ritmica, a Fabrizia D'Ottavio e a tante premiate tutte in rosa, non le posso elencare perché ne sono tantissime. L'ultima serata, emozioni e sport, arriva il Marò Massimiliano Latorre col suo libro sul sequestro del Marò, c'è il pugile olimpionico Vincenzo Mangiacapre, tantissime altre premiazioni, emozioni, quindi io vi invito tutti a Guardia Grele il 6, 7, 8 di luglio. L'anno scorso abbiamo ideato la prima edizione, che poi ha avuto un grosso successo, e oggi ripetiamo la seconda edizione. È importante per la città di Guardia Grele perché ospita tanti illustri atleti, ex atleti, personaggi dello sport, e nello stesso tempo è un motore per poter divulgare le bellezze della nostra città sia a livello culturale che paesaggistico, e soprattutto per quanto riguarda l'accoglienza turistica di Guardia Grele le deve dare sempre di più come borgo più bello d'Italia. Sì, è stata veramente una stagione molto bella che ci ha dato tante soddisfazioni, grande merito all'allenatore, allo staff tecnico e soprattutto ai giocatori, che hanno mostrato un impegno veramente encomiabile per quello che hanno fatto. Adesso il calcio, inizia a scaldarsi il mercato in Serie C e in Serie D, con il Pescara che tra i pali potrebbe presto ingaggiare Giuseppe Ciocci dal Cagliari. Sempre con i sardi e in piedi anche la trattativa per trattenere in Abruzzo l'attaccante esterno De Sogus. Tra i dilettanti molto attiva l'Aquila, mentre a Chieti oggi arriva Matteo Ardemagni. Jacopo Forcella.
La settimana delle ufficialità dopo il weekend di pausa vedrà le prime operazioni per Pescara e Pineto che stanno costruendo gli organici per la prossima stagione. Per quanto riguarda il Delfino e l'Estone Tunjov, l'uomo più vicino alla firma è uno dei primi tasselli per Zdeněk Zeman. Inutile dire che molto andrà fatto tra i pali, un reparto praticamente da ricostruire per intero, considerando che nessuno dei tre protagonisti della scorsa annata sarà in organico. Imminente anche in questo caso la chiusura con l'estremo difensore di proprietà del Cagliari Giuseppe Ciocci, reduce da una stagione travagliata in rossoblu alle spalle del titolare Radunovic. Dopo un inizio da dodicesima ad ottobre, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio che lo ha costretto a mesi in infermeria. Ciocci ora è alla ricerca di un club che possa concedergli maggiore minutaggio e su tutte c'è proprio il Pescara che a lui affiderebbe i pali, avendo di fatto superato l'Olbia che lo avrebbe ripreso volentieri dopo l'esperienza nel 2021-2022. Stavolta però potrebbe non esserci un prestito bis in Sardegna, ma un volo destinazione Abruzzo per Ciocci all'interno di una trattativa che riguarderebbe anche il futuro di Jacopo De Sogus, sempre di proprietà cagliaritana, che avrebbe bisogno di un'altra stagione con spazio, visto che i rossoblù in Serie A non possono assicurargli un impiego costante e tutt'altro. Ecco allora che l'affare sull'asse Pescara-Cagliari potrebbe essere doppio, con Ciocci tra i pali e De Sogus a rimpolpare un reparto offensivo che a sinistra ha perso delle monache. Con l'avvento di Zeman per De Sogus, complice anche l'esplosione del talentino ora alla Sampdoria, gli spazi si erano ristretti fino alla semifinale playoff col Foggia, quando aveva realizzato, entrato dalla panchina, il gol dell'illusorio 2-1 contro i rossoneri. Ora la possibilità di un'esperienza bis per l'esterno in biancazzurro. Davanti, in caso di addio di Descano, molto passa dalla scelta della boa centrale d'attacco, pedina fondamentale per il gioco del boemo. I nomi sono tanti, l'affondo deciso ancora per nessuno, in particolare perché si attende di capire il destino di Lescano. In casa Pineto sarà rivoluzione, complice anche la nuova categoria da affrontare. Arriveranno dal Pescara Germinario in grosso, Gambale e Volpicelli per l'attacco, Di Renzo in difesa e Teraschi con Amedio e Tonti da Latina per rinforzare corsie esterne, quelle centrali e dare un'alternativa a Mercorelli tra i pali. Occhio in difesa anche a Marafini, sempre scuola Pescara, che ha avuto un'esperienza con l'area canatese, visto che dietro il solo Di Filippo con Della Quercia sarà confermato del pacchetto che ha vinto praticamente tutto nella stagione appena conclusa. Scendendo in Serie D a Chieti, oggi è il giorno in cui i neroverdi annunciano Ardemagni, il bomber ex Ascoli, è pronto a firmare il contratto che lo legherà alla squadra neroverde per mettersi poi subito a disposizione del tecnico Mauro Chianese in vista del raduno che è previsto a partire dal prossimo 23 luglio. Molto attiva l'Aquila che dopo Banegas, Galesio e Bacio Terracino con una prima linea tutta nuova ora deve pensare a chi gestirà il gioco a centrocampo. Rossoblù che si apprestano dunque ad un'altra stagione da protagonisti. Ad Avezzano invece il colpo Nicola Sparravicini pare essere sempre più lontano. Il monzese, che nell'ultima stagione è stato a Lumezzane, infatti pareva ad un passo, ma l'inserimento prepotente della nocerina potrebbe aver cambiato le carte in tavola con l'attaccante che presto potrebbe firmare coi Molossi. Questa era la nostra ultima notizia. Prossimo appuntamento con informazioni TV6 alle 19. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.